the Giro. There's something about the fans of the Giro d'Italia, the course of the Giro d'Italia, all the people out there that come to the Giro d'Italia that makes it such an incredible event, not only for the spectators, but for the riders, and certainly for me as a broadcaster. It is really and truly my favorite race of the year. Let's go, Pink. It's time for you in California. Lo dice anche Todd Gogulski di Universal Sports, la voce ufficiale del Giro d'Italia in America. Tutti vestiti di rosa per un giorno sulle strade di Pasadena, a pochi chilometri da Los Angeles, dove il Giro d'Italia ha messo le ruote per la prima volta in terra americana, con una gran fondo che ha coinvolto 800 cicloamatori. Un successo che ha premiato la scommessa degli organizzatori di puntare sulla San Gabriel Valley, che si è dimostrata un ottimo teatro di corsa. Noi abbiamo alla fine costruito questa tappa in un lasso di tempo molto, molto breve, perché abbiamo cominciato a lavorare su Pasadena fondamentalmente durante il Giro d'Italia, per cui in 3 mesi abbiamo fatto questo evento. Quello che abbiamo riscontrato è che c'è moltissimo interesse, il nome Giro d'Italia piace, tutto quello che italiano piace, per cui questo è un buon viatico per quello che andremo a fare in futuro. Infatti non ci fermeremo qui, a Pasadena torneremo l'anno prossimo, magari anticipando un po' la data. Quest'anno abbiamo in previsione anche un'altra gara a Miami, però per l'anno prossimo abbiamo altri 2-3 appuntamenti che stiamo lì per decidere dove andare a farli. Soddisfatto anche il sindaco di Pasadena, Bill Bogart, a capo di una delle città più bike-friendly d'America. I'm confident that it will develop into a very popular event. Pasadena loves to have fun, and we have festivals and events of different kinds. And biking is a very popular sport in Pasadena, so this is important. It will be fun, it will be prestigious, and it will bring people to Pasadena to use our hotels and restaurants. Una corsa rosa che è uno dei migliori biglietti da visita per l'Italia, presente con le migliori aziende del settore alla 2 giorni di Expo nella piazza centrale di Pasadena. In prima fila alla partenza della Gran Fondo anche il console generale Giuseppe Perrone. Il Giro è un'occasione per parlare di Italia e per assaporare un po' il gusto del nostro paese, perché il Giro in sé è molto di più di un evento sportivo per noi italiani, naturalmente. È questa memoria storica che abbiamo, è sentita molto anche qui nella California, anche qui a Pasadena, dove la gente vedo che è molto entusiasta, tutto questo rosa che abbiglia questa sera questa manifestazione è una testimonianza che il Giro è sentito non solo dagli italiani ma anche dagli americani.